Mad Heidi si chiama questo film ed è stupendo. È uno dei film più belli che abbia mai visto a livello di cazzaggine. Cioè c'è Heidi, ok? Heidi che va in giro con la alabarda svizzera a uccidere dei nazisti che sono antisemiti contro gli intolleranti al lattosio. Non so se rende l'idea, capito? E niente, il nonno di Heidi è un tizio con una benda sull'occhio che è il capo della resistenza. Bellissimo, stupendo. E niente, sono tutti un po' fascisti, a una certa... Escono pure fuori dei... una specie di zombie, tipo appunto l'esercito per conquistare il mondo dal punto di vista degli svizzeri. Gente che appunto viene drogata di formaggio svizzero perché viene anche... che vengono anche dopati sotto formaggio svizzero e anche rincitrulliti da sostanze dentro il formaggio svizzero, dove c'è questo, vabbè, non c'è Goebbels, c'è Schwitzgebels, e c'è anche un generale molto fascistone e poi c'è il presidente, diciamo dittatore della Svizzera. Tutto molto divertente, non vi voglio dire altro perché altrimenti fa ridere. L'unica cosa che vi posso dire è che all'inizio praticamente lei si tromba con questo ragazzo nero che fa il formaggio meglio degli svizzeri e questa cosa non è accettabile, quindi tutto quello che succede non è assolutamente dato dal fatto che questa persona è nera, e questo fa ridere perché sono fascisti, però loro lo fanno solo per il formaggio. Cioè, se questo qui non avesse fatto il formaggio, non gliene fregava un cazzo. Cioè, non è razzismo, è proprio antiformaggismo, ok? Cioè, è proprio intolleranti al lattosio, muore, stronzo. Tutte cose del genere, che è stupendo, è stupendo, ragazzi. Andate a vedere questo film perché è stupendo, cazzo, ok? Trama, 9, 9, solo per l'idea di aver fatto questo non posso dirlo, dai, non posso dirlo, però è bellissimo, ragazzi, ve lo dico, cioè a chi piacciono le cazzate, spettacolare. Personaggi, c'è Heidi che diventa una specie di, non lo so, cavalierona ninja con la alabarda. C'è il nonno che appunto c'ha una benda sull'occhio, è Gesù Cristo. A parte che l'ho già detti praticamente tutti i personaggi, quindi vado avanti e dico direttamente il voto dei personaggi, che già solo pure a dire i personaggi. Stiamo a parlare veramente di una cosa bellissima. Dai, personaggi 7. Sono più buono, non posso dare un voto così alto dopo aver smontato Arancia Meccanica, dai, voglio dire. E ragazzi, obiettivo, qual è l'obiettivo di questo film? Ma lo devo anche spiegare. L'obiettivo è sicuramente farci capire che tutte le cose che ci hanno detto su Heidi sono false. Heidi è un'eroina partigiana, ecco chi è, forza Heidi, cioè fischia il vento, urla la bufera, bevi desto latte, non rompe i coglioni. Questa è la vera canzone, ok? Obiettivo? Assolutamente. 10. Mi dispiace, non posso dare di meno, non posso. È troppo bello. Comunque, voto finale, io direi dai, 8.5. Voglio comunque tener conto che, ragazzi, io sto parlando di un film stupido, ovviamente, e quindi lo prendo come tale. E per essere un film stupido è così bello. Ovviamente non ha nulla a che fare con Arancia Meccanica né con altri mille film che trattano temi sicuramente più importanti. Quindi ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Mad Heidi.